in collaborazione con Istituto Santa Chiara, dal 2002 salute, prevenzione e cura. Tecnomed, centro medico biologico da 4 generazioni per la vita. Odontoiatria d'eccellenza, sensibile al sociale, DEA, Dentaletica Alliance. Sollevante, gestione e servizi a tutela della salute. Siamo sempre nell'Istituto Santa Chiara di Lecce, la sede di Lecce. Sono diverse le sedi, disseminate in tutta Italia e con diverse funzioni. Questa volta affrontiamo un argomento, la presento subito, con la dottoressa Laura Forchioni. È un argomento, dottoressa, che è più presente di quanto si possa immaginare nella società. L'argomento è il disturbo della deglutizione. Allora. Tutti noi facciamo... Sì. Ci riesce facile. Non tutti hanno questa facilità di deglutire. Quindi, cosa si intende? Disturbo della deglutizione, ovviamente, lo dice la parola stessa, si manifesta proprio una difficoltà nel deglutire. Ovviamente questa difficoltà può essere dovuta a diversi fattori, ma soprattutto può colpire bambini e adulti. Quindi prima cosa che noi dobbiamo sapere sono le tappe fisiologiche della deglutizione. Quindi io effettivamente devo sapere, non so, un bambino quando inizia lo svezzamento, quando inizia a mangiare cibi un po' più solidi, proprio per capire dove può esserci effettivamente il problema. L'intoppo. Esattamente. Quando è nato l'intoppo. Esattamente. Stessa cosa per l'adulto. Io devo capire, effettivamente devo sapere quali sono le varie fasi della deglutizione, proprio perché nel momento in cui si riscontra una difficoltà, io devo capire a che livello c'è questa difficoltà per poi andare a intervenire. Ovviamente, colpendo sia bambini che adulti, le cause possono essere diverse, nel senso che i bambini molto spesso vengono colpiti per diverse ragioni, spesso sono bambini nati prematuri, quindi che succede? Che magari nascendo prematuri non hanno ancora sviluppato bene alcune abilità orofacciali e quindi hanno difficoltà di allattamento al seno o anche di suzione tramite il biberon, sono bambini che soprattutto nella fase iniziale magari hanno il sondino nasogastrico e quindi piano piano loro, avendo questi ausili, non sono in grado, soprattutto nelle non fasi allenano, iniziali. Non allenano, diciamo, no? Bravissimo. Le quindi, parti che poi dovrebbero consentire una deglutizione tranquilla. Esatto, quindi con il tempo, grazie all'aiuto ovviamente della famiglia, poi piano piano attraverso degli esercizi si cerca di far sì che il bambino acquisisca queste abilità. Non solo però, questi problemi ci possono essere anche nel momento in cui ci sono dei problemi cognitivi dei bambini con delle sindromi. Basti pensare per esempio al bambino con sindrome di Down. Sappiamo, tutti conosciamo la fase del bambino Down, anche lui ha delle difficoltà che possono essere già in fase iniziale di suzione, ma successivamente anche per esempio di masticazione. Possono essere anche causati da traumi. Ci sono tanti bambini che magari in seguito a dei traumi possono avere difficoltà sempre in base al distretto orofacciale che viene colpito. Per quanto riguarda, o anche in generale, i disturbi della deglutizione possono essere anche dovuti a problemi anche comportamentali. Per esempio, io ho tanti bambini autistici che possono avere delle difficoltà di masticazione, quindi anche in quel caso parliamo di disturbo della deglutizione. Nel soggetto adulto, invece, questo si può manifestare anche per diverse ragioni, per esempio soggetti con ictus, quindi problemi neurologici assolutamente, soggetti oncologici, tanta gente che magari ha avuto problemi, tumori anche del distretto orofacciale, quindi certo. Tumori alla lingua, sono persone che devono affidarsi. E nel cavo orale quei tipi di tumori sono devastanti veramente. Assolutamente. E che quindi possono dare, no, come conseguenza anche un problema di deglutizione. Assolutamente, in questi casi sono persone che comunque in seguito magari a interventi chirurgici abbastanza importanti devono imparare poi a mangiare con quello che rimane, ecco, quindi se sono persone che hanno avuto l'asportazione totale per esempio della lingua devono imparare a utilizzare tanti altri muscoli per cercare di sopperire a questa mancanza.
Possono esserci problemi di deglutizione anche nei soggetti anziani con delle demenze. Molto spesso parliamo di Alzheimer, Parkinson, bravissimo, sono persone che già nelle fasi iniziali iniziano ad avere qualche difficoltà, magari per alcuni cibi, magari spesso per i liquidi che sono un po' più difficili da gestire. Quindi diciamo in quelle prime fasi ci sono i primi campanelli di allarme, dove comunque si tiene sotto controllo il paziente, fino ad arrivare alle fasi diciamo finali di queste patologie, dove i pazienti purtroppo dimenticano anche come si prende una forchetta, come si prende un cucchiaio, di conseguenza quali sono i movimenti giusti per masticare e deglutire. Quindi ci troviamo anche in queste situazioni. Una riabilitazione veramente, qui possiamo parlare di riabilitazione perché sono persone che comunque è una vita che hanno usato la deglutizione, o meglio che la deglutizione ha funzionato perfettamente. Esatto. Poi per queste patologie, per questi traumi eccetera, l'hanno completamente persa, quindi poi li riabilita come fossero dei bambini, insomma. Esatto, poi immaginate per questi soggetti spesso anziani quanto sia importante il cibo. Cioè sono persone, magari signore, che nel tempo cucinavano parmigiana, che comunque la loro vita spesso l'hanno dedicata al cibo. Signore, i signori magari buona forchetta, giustamente le hanno gustate. Esatto. Le pietanze che hanno preparato le mogli. Esatto, insomma, esatto. Quindi diciamo anche questo ci deve aiutare a capire quale deve essere il punto di partenza per cercare anche di catturare la collaborazione del paziente, che in questi casi non è perché poi si rifà sempre un po', no, alla psiche. Assolutamente, questo. Sì. Quindi sì. Voi dovete risvegliare delle cose che in qualche modo sono sopite nella corteccia cerebrale, insomma in altre parti del cervello, non entro in merito non essendo uno specialista. È assolutamente così, magari attraverso qualche tecnica che può rimandare a cose che hanno vissuto, quello può essere il punto di partenza. Scoppia la scintilla di, ah caspita, questo me lo ricordo come lo facevo. Esatto, bravi, esattamente così, sì. E poi i problemi di deglutizione ci possono essere anche nei soggetti che hanno subito dei traumi. Tante volte ci troviamo di fronte a soggetti che magari hanno avuto incidenti stradali, delle cadute importanti. Noi abbiamo avuto nel nostro presidio tanti di questi casi, dove purtroppo in quindi seguito... Anche sportivi, diciamo. Assolutamente. Andando in bicicletta, sì, oppure sì, giocando a pallone... Quindi persone in perfetta forma si ritrovano da un momento all'altro, insomma. Purtroppo sì, e tante volte c'è anche la consapevolezza di questo problema, quindi come diceva lei prima, giustamente c'è anche poi il discorso psicologico. Si entra in depressione. Esatto, ma noi siamo fortunati a lavorare in equip, quindi abbiamo anche poi il supporto psicologico, per cui diciamo questo ci aiuta non poco, soprattutto per l'aspetto logopedico, perché ci serve per motivare il paziente per una maggiore collaborazione. E l'habitat è il contorno alla persona che può avere problemi di deglutizione ad accorgersene, per mettere l'alimentazione non attraverso, no, le sacche eccetera. Esatto. È importante. Prima di arrivare a questi ausili che possono essere l'alimentazione tramite le sacche, il sondino, la PEG, è bene magari fare una valutazione globale per capire effettivamente se possiamo fare ancora qualcosa per cercare di mantenere, di ripristinare, insomma, le abilità deglutitorie che si sono perse o che comunque sono state intaccate in qualche modo a seguito delle cose che ci siamo già detti. Abbiamo capito l'importanza della deglutizione. Sì. E la dottoressa Forchione ne ha dato veramente una spiegazione a tutto campo da docente universitaria. Perché io dico sempre che se ho capito io, allora hanno capito tutti. E quello è molto importante. Abbiamo tralasciato la comunicazione. Sì. Che è parte integrante, no? della sua materia, del suo intervento nei confronti di questi pazienti. E che cos'è la comunicazione? Non certo quello che faccio io, è qualcosa di diverso. Assolutamente. Allora, considerate che quando noi facciamo una valutazione logopedica, in generale valutiamo tutti gli aspetti, quindi appunto, come abbiamo detto, quelli deglutitori, ma anche quelli comunicativo-linguistici. Quando c'è un problema di comunicazione, detta così è molto generica, perché nei problemi di comunicazione possono essere incluse tante problematiche. Anche in questo caso, come abbiamo detto per la deglutizione,
possono riguardare sia bambini molto piccoli, quindi con ritardo del linguaggio, disturbo del linguaggio, disturbo fonetico-fonologico, anche per esempio il disturbo della fluenza verbale, quindi la balbuzia, quello comunque è un problema comunicativo. Per esempio, certo. Il disturbo pragmatico della comunicazione, quindi questo è anche meno conosciuto. Tante volte i bambini, soprattutto, ma anche fascia un po' più adulta di bambini, succede che magari non sanno utilizzare le regole della comunicazione, quindi tante volte si manifestano queste problematiche e i genitori non sanno neanche come intervenire, perché succede, come fare, no? Esattamente. Cioè, chi sta attorno, l'ambiente che sta attorno ha un'importanza strategica. Assolutamente. Per proprio percepire queste difficoltà, balbuzie. Sì. In effetti l'Istituto Santa Chiara inizia con quegli argomenti. Vi ricordo l'apparecchio che ha inventato, ideato proprio il dottor Ciccarese, il Balbus, mi sembra che esatto, si chiamava. Esatto, noi ci avvaliamo. È stata, è stata proprio una trovata a livello mondiale. Quindi ecco, sì, sì. No, non nasce per caso il successo. Il successo è a basi ben precise. Continuiamo. Assolutamente, quindi le cause per quanto riguarda il bambino, come nella deglutizione, possono essere differenti. Ovviamente, se abbiamo problemi di linguaggio, prima cosa che chiediamo, se abbiamo osservato che non ci sono particolari problematiche neurologiche, sindromiche, se c'è magari familiarità, vediamo l'ambiente comunicativo familiare qual è, l'ambiente sociale qual è. Quindi quello che facciamo è cercare di capire qual è la situazione del bambino e quella che ruota intorno al bambino. Esatto. È determinante. Però, come dicevo, possono anche esserci problemi alla base, quindi problemi neurologici, sindromi, problemi anche organici. Per esempio, se pensiamo a un bambino con la labiopalatoschisi, può avere qualche difficoltà di articolazione, certo, del linguaggio. Ok. Certo. Stessa cosa per la balbuzie, vediamo se c'è comunque una certa familiarità e anche in quel caso interveniamo grazie anche all'aiuto delle psicologhe, come dicevo prima, che comunque la squadra, sempre quello la è la squadra, esatto. Vince, non esatto. C'è il Maradona o il Pelé, è la squadra. Noi da vince. Soli non andiamo da nessuna parte, quindi già. È così che funziona. Perché poi la squadra è piena di competenze. Assolutamente. Di professionisti che sanno dare il loro apporto al momento giusto e per il paziente giusto, perché qui la cura, chiamiamola cura, è un vestito su misura, d'alta sartoria, quindi è personalizzata. Per forza, perché uno stesso problema non è uguale in due persone diverse, quindi naturalmente, come si diceva lei, è personalizzato. Esatto. Sì. Esatto. Per quanto riguarda invece l'adulto, come dicevamo prima, anche in questo caso possiamo avere problemi neurologici, possiamo avere eventi traumatici, tante volte soggetti che magari hanno avuto incidenti stradali possono avere, se colpita l'area del linguaggio, possono avere problemi. Oppure patologie, l'ictus, no? L'Alzheimer. Esatto. Un'immagine benissimo. Che rimane nei cuori del mondo è lo sforzo che faceva Papa Giovanni Paolo II quando voleva comunicare. Sto esatto. Dicendo no, benissimo. In maniera, è quello, sì, no? Sì, assolutamente. Quindi è lì ci siamo tutti veramente sentiti, Papa Giovanni Paolo II, perché volevamo sentire la sua voce e lui era arrabbiato perché non riusciva. Assolutamente. Lì avrebbe dovuto esserci, insomma, adesso non voglio essere blasfemo, ma la dottoressa Forchioni dell'Istituto Santa Chiara l'ho proprio sparato. Sì, perché noi parliamo di cose serie, a volte anche drammatiche. La mia funzione ogni tanto è quello di alleggerire l'attenzione. Ed è giusto, lo facciamo anche noi nella nostra professione, perché io abbiamo a che fare con tante problematiche, quindi dobbiamo cercare di aiutare nel modo più leggero possibile. Lo dovete fare voi, e qui all'Istituto Santa Chiara l'accoglienza con il sorriso è la, diciamo, libera uscita dai problemi, sempre con il sorriso, è parte integrante. Bene, allora, dottoressa Forchioni, sicuramente avremmo dovuto dire chissà quanto altro, però abbiamo i tempi limitati e quindi mi limito soltanto a ringraziarla. Grazie a voi, è stato un piacere. Anche nostro, e così come ringrazio tutti voi. Seguite questi programmi perché vi conviene. Noi sentiamo sempre delle cose nuove che ci arricchiscono la conoscenza. Alla prossima!
in collaborazione con Sollevante, gestione e servizi a tutela della salute. Gli studi del dottor Giovanni Vantaggiato aderiscono al DEA, Dental Ethic Alliance. Istituto Santa Chiara, dal 2002, salute, prevenzione e cura. Tecnomed, centro medico biologico da 4 generazioni per la vita.